Ciao a tutti e bentornati ai webinar dell'Associazione Magma. Siamo giunti al nostro quarto appuntamento di questo ciclo di incontri online. Oggi parleremo di un argomento che definire vasto è dire poco, perché parleremo del mondo di internet e lo faremo con Dori Montanaro, psicologa della salute e psicoterapeuta. Ciao Dori. Ilaria Paluzzi, scrittrice ed insegnante. Pierpaolo Tinto, che è laureato in matematica e che lavora nel settore informatico. E Matteo Tortoli, informatico e data scientist. Io sono Caterina Medici, specializzata in psichiatria. Ci siamo già incontrati al primo webinar. Cominciamo ad entrare un po' nel vivo della situazione. Diciamo che sul mondo di internet si possono dire una miriade di cose, anche solo dal punto di vista storico-culturale, come per esempio il fatto che dalla fine degli anni 90, quando c'è stato appunto il boom, di internet, è cambiato tutto, infatti si parla di rivoluzione tecnologica, non a caso. E soprattutto dopo radio e televisioni che nella casa del cittadino hanno rivoluzionato appunto le nostre vite. Però più che darvi degli spunti storici o culturali che alla fine possiamo trovare un po' ovunque, a me piacerebbe darvi delle riflessioni un po' più originali e quasi sempre in questi casi ci tocca andare a rubare a piene mani dagli artisti. E in particolar modo mi piacerebbe darvi degli spunti di fantascienza, se me lo consentite, anche perché è una passione personale. E gli artisti a cui chiederei una mano sono i registi, oltre che qualche letterato. E io vorrei isolare un po' nel mondo quindi di internet e della tecnologia, in particolare il rapporto tra l'uomo e la macchina, che è infatti stata oggetto di continue riflessioni esistenziali e filosofiche come tematica. E c'è infatti una sconfinata produzione artistica sul tema. Se pensiamo solo ai film e quindi a quelli fantascientifici, non ne vediamo la fine, insomma, ce ne sono stati veramente tantissimi. Quasi sempre tutti su uno sfondo di futuro distopico o post-apocalittico, peraltro. Allora, se devo citarne proprio uno per cominciare, scelgo Matrix. Una pellicola del 99, guarda caso proprio alla fine degli anni 90, delle sorelle Wachowski. In questa pellicola viene narrata una storia futuristica in cui l'uomo, che è giunto all'apice dello sviluppo tecnologico, è riuscito di fatto a creare l'intelligenza artificiale la più potente che potete immaginare, quindi spaventosa se volete, così potente e così illimitata che l'uomo stesso, suo creatore, se ne spaventa. E prende la decisione estrema di privare di questa intelligenza artificiale della sua fonte energetica, quasi a volerla sopprimere per l'appunto, proprio perché ormai la teme. E che cosa fa questa intelligenza artificiale, questa macchina? Agisce, reagisce a questo tentativo di soppressione con odio e vendetta. Fondamentalmente è come se fosse un altro essere umano, non ci sono grosse differenze perché si muove sull'onda di un affetto negativo così potente e così distruttivo come farebbe un nemico qualunque nei film che vediamo, insomma. Mentre però da un punto di vista narrativo questa non è altro che una banale, no? Rappresentazione della personificazione, cioè è un espediente comune quello di dare affetti e iniziativa simile umana a oggetti o animali. Da un punto di vista forse più psicologico, mi sono divertita a cercare una dinamica che è molto cara a noi del settore, diciamo così, che è la proiezione. Cioè, fondamentalmente, la proiezione psichica è quel fenomeno non cosciente per cui si attribuisce all'altro un proprio sentimento, spesso negativo, come l'odio, appunto. Quindi, in verità, non sono io che odio te, ma sei tu che odi me. E già questo è un primo abbozzo di riflessione che ci porta verso l'argomento che andremo a sviluppare sull'intelligenza artificiale e tutte le differenze che ci sono con l'uomo. Per amore di verità, però, vorrei continuare questo, diciamo, percorso nel mondo cinematografico citando un'altra pellicola che è venuta 30 anni prima di Matrix, che è 2001, Odissea nello spazio, di Stanley Kubrick. Siamo nel 68. Anche qui c'è un'intelligenza artificiale famosa che poi è passata alla storia, che è HAL 9000. Anche qui la macchina, spaventata all'idea che l'equipaggio possa silenziarla per un possibile malfunzionamento, questa reagisce aggredendo i suoi creatori, proprio in preda ad un crollo emotivo, una specie di lotta interiore come farebbe
un essere umano, esattamente come un uomo, nei confronti dell'uomo creatore, che a questo punto è diventato un vero e proprio nemico. Quindi fondamentalmente già possiamo tracciare una prima linea di riflessione che accomuna Matrix con 2001, e cioè il fatto che queste macchine, queste intelligenze artificiali che sono create dagli uomini, guarda caso ereditano il peggio dai loro creatori, una sorta di violenza distruttiva che velatamente viene rappresentata come se fosse il tratto distintivo dell'uomo. Però questo a noi non ci sorprende tanto, perché un po' è quello che purtroppo ci dice la cultura dominante da tantissimo tempo, e poi lo stesso Kubrick in altre scene di questa famosa pellicola lo ha rappresentato in modo inequivocabile, che l'inizio della vita dell'uomo sulla Terra comincia proprio con un atto violento. Facciamo un balzo agli anni Ottanta. Siamo con Ridley Scott, che riprende il tema della macchina che si ribella al suo creatore, ma lo fa riadattando una storia che 14 anni prima era stata narrata da Philip Dick in un romanzo che è stato poi tradotto come Il cacciatore di androidi in Italia. Stiamo parlando del famosissimo Blade Runner, dove l'umanoide in questione, più che la macchina, ha proprio le fattezze dell'essere umano. Si tratta comunque di un prodotto dell'uomo, un'intelligenza artificiale in qualche modo, però ha proprio l'aspetto dell'uomo, oltre che l'intelligenza e anche gli affetti in questo caso, come quelli dell'essere umano, ma così tanto simili che a volte si confondono tra loro. Qualcuno di queste creature addirittura non sa di essere una macchina, ma pensa di essere un essere umano come tutti gli altri, e quelli che invece sanno della differenza tra loro e gli altri soffrono di una sofferenza così profonda, così esistenziale, che desiderano la vita autentica, desiderano la vita dei loro creatori, ma sanno che non l'avranno mai. È così che ci vengono presentati i replicanti di Blade Runner. Quasi sempre questa tematica nella fantascienza del cinema viene rappresentata in questo modo, perché la creatura che viene dall'uomo ha l'autocoscienza, è proprio in virtù o per colpa di questa che può pensare la propria esistenza e tutta l'incompletezza che l'accompagna, e quindi la conseguente condanna a soffrire per sempre. Ma la tematica dell'androide ribelle fu immaginata moltissimi decenni prima da una giovanissima Mary Shelley, che a 19 anni nel 1816 aveva scritto di Frankenstein o il moderno Prometeo. Questa sì che è considerata una pietra miliare della fantascienza, anche se in ambito letterario. E qui compare di nuovo l'umanoide senziente, che in questo caso non è una macchina, è un assemblaggio di pezzi anatomici che poi prendono vita in qualche modo tramite la corrente elettrica. Anche qui c'è la creatura del dottor Frankenstein che soffre della sua condizione di ripugnanza e di incompletezza, non diversamente da come fanno i replicanti di Ridley Scott. Allora ho pensato, ma il contesto storico dell'epoca doveva essere determinante, perché pochi anni prima Luigi Galvani, che oggi è considerato il padre dell'elettrofisiologia, conduceva degli esperimenti che hanno spaventato evidentemente sia il mondo della comunità scientifica, ma anche gli artisti a quanto pare. Cioè lui aveva scoperto che il tessuto nervoso e quello muscolare, anche separati dalla medulla spinale, potevano riattivarsi e quindi muoversi al passaggio della corrente elettrica. Questo per noi è una banalità oggi, perché sappiamo che l'elettricità è anche biologica, però evidentemente all'epoca questa cosa aveva spaventato, e con un'amica scienziata ci siamo messe un po' a ragionare sul fatto che forse, visto l'epilogo della storia di Frankenstein, o comunque il pessimismo che sempre permea queste storie dove c'è il guizzo della, diciamo, della curiosità scientifica, che porta sempre poi a una fine tragica, ma non sarà che l'idea che circolava era che la curiosità stessa, e che quindi la scoperta scientifica conseguente, poi come se rendessero l'uomo più che pioniere, una specie di piccolo dio onnipotente che, osando creare la vita, di fatto poi fa solo danni o comunque porta ad un epilogo tragico, e tant'è che subisce le conseguenze catastrofiche della sua stessa scoperta. E infatti non è un caso che la seconda parte del titolo dell'opera della Shelley reca il riferimento a Prometeo, il famoso mito del titano che ruba il fuoco della conoscenza agli dèi per donarlo agli uomini. E sappiamo che Prometeo non fa proprio una bella fine.
E anche la nostra tradizione, quella cattolico-cristiana, ha dei miti, per così dire, affini. Infatti Eva non è così diversa da Prometeo nel suo offrire la mela della conoscenza ad Adamo. Beh, pensate che 70 anni dopo la Shelley, in Italia ci fu Collodi che scriveva di un burattino di legno animato dalla magia e che solo dicendo la verità avrebbe ritrovato il suo corpo umano. Parliamo ovviamente di Pinocchio, siamo nel 1881. Facciamo un balzo negli anni 50. Ci fu un regista, Don Siegel, che ha saputo rappresentare la dimensione della perdita degli affetti nell'uomo con una pellicola che è stata nota e cara a tanti psichiatri in Italia, L'invasione degli ultracorpi. Ha rappresentato l'anaffettività umana come una caratteristica aliena, quasi come se fosse intelligente sottolineare la differenza tra chi invece questa perdita degli affetti non l'ha avuta perché era diverso, e c'è la distanza siderale proprio tra chi ha questa caratteristica aliena di freddezza e chi invece no. Però a parer mio c'è stato qualcun altro che ha saputo rappresentare la freddezza umana o anaffettività in un modo ancora più geniale di Don Siegel, perché l'ha saputo fare inserendo questa caratteristica nella dinamica dei rapporti umani. Olimpia, la donna automa frutto della fantasia di Hoffman nel racconto L'uomo della sabbia del 1815. Olimpia è una donna dalla bellezza angelica di cui Nathaniel perde la testa, e però i suoi movimenti, anche se seduttivi in qualche modo, in realtà sono degli spasmi meccanici di rotelle e ingranaggi. E allora mi sembra chiaro, mi sembra lampante come nella storia dell'uomo, dagli scrittori agli scienziati, ma tutti gli artisti forse, si sono sempre arrovellati nel corso dei secoli per farsi poi la stessa domanda: che cosa caratterizza l'uomo rispetto agli altri esseri viventi? Cioè, qual è la sua specificità? E in particolar modo, visto che stiamo parlando poi di fantascienza e di tecnologia, ma qual è la specificità dell'intelligenza dell'uomo rispetto a quella che poi è stata l'intelligenza artificiale? Che cosa dobbiamo comprendere in più per cogliere un senso in queste rappresentazioni artistiche sull'uomo e sulla macchina? Allora vi lancio un'ultima provocazione, dopodiché passo la parola a Dori Montanaro. E se fosse che l'umanoide senziente che abbiamo visto in tutte queste opere non fosse altro che un modo per rappresentare l'uomo che perde la sua umanità, diventando quindi freddo e anaffettivo? Passo la parola a Dori. Salve, salve a tutti e grazie, grazie a Caterina poi per questo interessante excursus sul tema del rapporto tra essere umano e tecnologia. Allora, partendo da qui, mi sembra che queste rappresentazioni artistiche stiano un po' tentando di raccontare forse una paura appunto dell'essere umano, che è, potremmo dire, quella di perdere gli affetti. È una paura che si accompagna a un'idea assolutamente discutibile, secondo cui ci sarebbe una sorta di ipotetica freccia dell'evoluzione della specie umana che punterebbe nella direzione, diciamo, del progressivo potenziamento del pensiero logico formale. Questo a servizio, diciamo, di una società sempre più efficiente, organizzata secondo precise regole, in cui i comportamenti umani siano sempre prevedibili e orientati a un utile. In quest'ottica effettivamente l'affettività è relegata ad un ruolo direi marginale, ma da dove deriva però questa idea? In buona parte questa idea deriva dal modello antropologico basato sui presupposti della filosofia greca classica, secondo cui, diciamo, la caratteristica distintiva dell'essere umano sarebbe l'intelletto, inteso come forma di pensiero in grado di compiere operazioni logiche tra simboli, soprattutto in senso deduttivo, cioè applicando delle regole formali che permettono di andare dal concetto astratto al caso particolare. Sensibilità, affetti e tutto ciò che origina dal corpo di fatto rappresenterebbero quel residuo animale dal quale sarebbe necessario liberarsi e reprimerlo, no? Perché in fondo non è che un ostacolo al procedere logico del pensiero. Il mondo sensibile e il mondo delle idee sarebbero contrapposti e si escludono a vicenda. Ma questo appunto è un modello culturale e sebbene sia, bisogna dire, molto consolidato nella nostra società, non dice però la verità sull'essere umano. Se
sarà poi lo psichiatra Massimo Fagioli, facendo un salto di tanti secoli, a ricomporre definitivamente questa scissione antica, affermando che il pensiero invece è strettamente connesso al corpo, perché emerge da esso attraverso un processo trasformativo proprio ed esclusivo della biologia del corpo umano, cioè una reazione pulsionale del neonato all'evento della nascita. Fagioli sintetizza tutto ciò in una formula particolarmente efficace, che è materia più energia uguale pensiero, per cui il pensiero è realtà non materiale che emerge per trasformazione dalla realtà materiale del corpo. Per i primi anni di vita il pensiero si caratterizza come pensiero per immagini e effettivamente ha ben poco a che fare con le regole, scusate, ha ben poco a che fare con, scusate, mi si è incastrato. Ok. Con le regole, scusate, formali della logica che caratterizzerebbero, diciamo, l'intelletto secondo il modello greco, mentre ha un rapporto strettissimo con la sensibilità psicofisica attraverso la quale il bambino entra in contatto con il mondo esterno e conosce il mondo intorno a sé. Cioè, sentire e pensare stanno insieme e quello che viene avvertito attraverso il corpo genera dei continui riaggiustamenti nella nostra conoscenza della realtà. Anche quando crescendo prenderà la forma del pensiero verbale, il pensiero continuerà a camminare su un solido pavimento fatto di affetti, ai quali rimarrà strettamente allacciato, o quantomeno, diciamo, questo è quello che succede quando la crescita procede bene, cioè in un contesto umano che sia connotato da relazioni affettive stimolanti, che rispondano alle esigenze di rapporto del bambino, mentre se la crescita non è, diciamo, armonica, la sensibilità umana effettivamente può perdere la sua originaria acuità, come un'antenna che non capta più bene il segnale. Ed è qui che effettivamente la strada del pensiero e quella degli affetti si possono cominciare a dividere. Questa premessa forse ci serve per capire cosa distingua l'intelligenza che nasce da questo pensiero umano inteso come realtà non materiale e carica di affetti e strettamente connessa con la sensibilità umana e l'intelligenza artificiale, che cominciamo a dirlo è fatta di materia, ma non di realtà non materiale. Forse per comprendere meglio cosa sia l'intelligenza umana, che è un tema effettivamente vastissimo, ci può venire incontro l'etimologia. Intelligere letteralmente significa leggere dentro. Cioè c'è un salto di livello dall'osservare da fuori all'andare dentro, da ciò che si vede con gli occhi a ciò che non è visibile ma è pensabile. Cioè attraverso l'attività del pensiero abbiamo la capacità di andare oltre il dato reale e immaginare infiniti mondi possibili. Possiamo creare realtà non ancora esistenti e in qualche modo dargli vita col pensiero. Non ci basta osservarlo il mondo, insomma, la mente umana più che alle cose in sé è interessata ai nessi tra le cose. Diceva il fisico Feynman, quello che muove la scienza è la curiosità di scoprire come tutte le cose siano legate tra di loro. La mente quindi studia la relazione tra eventi diversi perché vuole comprendere a fondo come siano legati gli uni agli altri e in questo modo costruisce una rete interna che è in continuo divenire. Per questo scopo, diciamo, utilizza una modalità di pensiero che viene definita analogica, cioè una modalità di pensiero che crea collegamenti tra cose che appartengono a domini anche molto diversi tra di loro. Il pensiero analogico è definito laterale perché si allontana dalla linearità della logica ed è alla base della creatività, come anche della capacità di leggere gli eventi in modo originale. Quando utilizziamo le immagini, come nell'attività onirica o nell'attività artistica, utilizziamo proprio questa forma di pensiero che in più permette di cercare e comprendere il senso dell'esperienza e quindi diciamo di coglierne il significato.
comprendere, che invece etimologicamente significa prendere a sé, mettere dentro, implica necessariamente il riorganizzare e ridefinire tutto l'assetto precedente ed ogni parte dell'identità dell'individuo in una nuova configurazione. È un processo trasformativo continuo che unisce insieme in una grande tautologia, diceva l'epistemologo Giuseppe Longo, conoscenza e vita, come se fossero effettivamente dei sinonimi. L'interazione col mondo per l'essere umano è qualcosa di inevitabile e lo rende un sistema aperto in incessante evoluzione, come un universo in continua espansione. Ormai gli studi di neuropsicologia e anche molti degli odierni modelli cognitivi parlano di una mente che è ampiamente determinata dalla forma e dalle peculiari possibilità motorie, sensoriali, ma sottolineerei soprattutto affettive dell'essere umano che passano appunto attraverso il corpo. Voglio dire quindi che l'attività del pensiero non può prescindere dal flusso continuo di sensazioni che l'interazione con l'ambiente provoca. E che nessuna operazione che la nostra mente compie può essere a sé, ma è in rete con tutte le altre, in un procedimento che non è affatto lineare come quello di un algoritmo e non si limita nemmeno ad essere applicazione di regole astratte, perché è in stretto rapporto invece con l'esperienza. Ecco, allora a questo punto possiamo dire che la mente algoritmica di un elaboratore invece può essere anche complicatissima, ma è dotata di una flessibilità pari a zero, perché procede in modo lineare e seguendo un percorso prestabilito e si limita ad applicare delle regole a dei dati. Si parla in realtà anche di machine learning o di apprendimento automatico, per cui l'intelligenza artificiale potrebbe essere in grado, stiracchiando un bel po' il significato del verbo, di imparare dall'esperienza, cioè di migliorare le sue prestazioni, quindi, come ad esempio nel caso della tecnologia del riconoscimento dei volti, per esempio. Poi però mi piacerebbe anche che Matteo ci spiegasse meglio quali sono i limiti di questo presunto apprendimento, perché l'apprendimento della macchina non deriva mai da questo interscambio appunto continuo e trasformativo col mondo circostante, non può derivare da un corpo sensibile attraverso cui conoscere la realtà, cose che sono insomma fondamentali nell'apprendimento umano. La mente umana può giungere a delle conclusioni anche non avendo molti dati a disposizione, oppure per esempio saltando dei passaggi, proprio perché può attingere ad un ricco bagaglio. Dicevamo non tanto di esperienze, di dati, quanto di significati, di nessi causali tra esperienze. E questo ci permette di procedere per analogie, come fossero dei ponti verso ciò che non è noto. Però, d'altro canto, bisogna pure riconoscere che la macchina non corre il rischio di commettere errori, di andare incontro a distorsioni cognitive, dimenticanze, non subisce il condizionamento di credenze, di sovrastrutture, di sbalzi di umore e quant'altro. Insomma, l'elaboratore si limita ad elaborare i dati e seguendo appunto la linearità degli algoritmi, senza possibilità di creare nessi tra ambiti diversi o immaginare qualcosa che non c'è. E però nemmeno di comprendere il significato dei dati su cui opera. Proprio sulla capacità delle intelligenze artificiali di accedere alla semantica, cioè alla sfera del significato dei dati, si interrogava il filosofo John Searle, artefice della teoria dell'intelligenza artificiale debole, che si contrapponeva a quella forte, ideata da Turing. La teoria dell'intelligenza artificiale forte affermava che le macchine idealmente potrebbero arrivare a riprodurre in tutto e per tutto, diciamo, l'intelligenza umana, che però in questa teoria viene pensata essere esclusivamente quella razionale e computante, cioè in grado di compiere operazioni tra simboli, insomma, un po' alla maniera della filosofia greca, mentre la teoria dell'intelligenza artificiale debole afferma che ciò non sarebbe mai possibile. E per dimostrarlo, Searle immaginò un esperimento teorico in cui un uomo era chiuso in una stanza con un manuale che gli permetteva di abbinare a delle domande che gli venivano poste in cinese delle risposte in cinese. Searle si chiedeva se, essendo in grado di rispondere a delle domande in cinese, si potesse concludere che quell'uomo sapesse il cinese, lo conoscesse. E la risposta che Searle si dà è no, perché non capisce il significato dei simboli che maneggia, cioè possiede la sintassi ma non la semantica del linguaggio. E questo è esattamente quello che accade a un calcolatore.
non conosce il significato delle operazioni che compie. Come diceva un mio vecchio professore di matematica delle medie, il computer è un idiota veloce perché non comprende, però è in grado di effettuare numerose operazioni al secondo e anche di maneggiare un numero elevato di informazioni che supera sicuramente di gran lunga il numero contenibile dalla mente umana. E quindi può effettuare anche delle predizioni precisissime. E questo è, io direi, il paradosso che si crea e con cui già in realtà conviviamo. E che forse però un po' ci inquieta, ci fa paura, no? Ed è quello di poter delegare alcune scelte ad una macchina che ha una capacità predittiva effettivamente maggiore e più precisa della nostra, no? Pensiamo a quando mettiamo il navigatore per farci portare in qualche luogo, però quella macchina non conosce minimamente il significato dei dati che elabora e delle operazioni che effettua. Searle diceva che al computer rispetto all'umano manca la consapevolezza di pensare, ma forse non è soltanto questo il punto, e che soprattutto non ha a disposizione la ricchezza di informazioni che deriva dalla sensibilità fisica e psichica che si esprime nell'interazione tra essere umano e mondo esterno e che ci dice tantissimo sulla qualità dell'esperienza. Ecco, concludendo, io credo che la differenza irriducibile tra pensiero umano e intelligenza artificiale sia in definitiva proprio in questa dimensione non materiale che passa attraverso la sensibilità umana. Grazie. Grazie a te, Dori. E in effetti, alla luce di quello che dici tu, mi viene anche da aggiungere che le intelligenze artificiali, anche quelle prese dal mondo quindi cinematografico, nell'immaginario collettivo in generale, sia che siano pensate come originate da materiali inerti e quindi meccanici, o sia che siano pensate come miste tra materiale inerte e organico, come spesso succede nella figura del cyborg che prima non ho nominato, tutte hanno in comune una cosa, almeno una cosa, l'assenza della nascita. Cioè sono create dall'uomo, ma non sono nate dall'uomo, non c'è la nascita. E perché lo dico? Perché nell'uomo è proprio la nascita, come accennavi tu, Dori, che determina l'inizio del pensiero. È un pensiero che per tutta una prima parte della vita, peraltro, non ha nulla a che vedere con gli aspetti logico-razionali. Anzi, questi sono una facoltà che subentra poi, successivamente, come rapporto con la realtà materiale e basta. Quindi non può essere neanche considerato come rappresentativo dell'uomo. Ecco, mentre fino adesso abbiamo visto quindi l'aspetto dell'intelligenza soprattutto in modo privilegiato dall'ottica dell'essere umano, adesso, come accennavi prima, passiamo la parola a Matteo, che invece ci parlerà in modo più specifico dell'intelligenza artificiale e, per così dire, ci caleremo all'interno dei processi sintetici che al massimo possono simulare il pensiero umano. Quindi do la parola a Matteo. Grazie. Ciao a tutti e è bello essere qui. Allora, l'intervento di Dori ci ha aiutato a capire quali sono le differenze tra intelligenza artificiale e quella umana. Voglio però ampliare questo discorso. Cos'è l'intelligenza artificiale, questo mostro tecnologico che prima o poi ci sostituirà, come dicono spesso i media e come lo descrivono nei film? Ne sentiamo tanto parlare, ma non si capisce mai bene cos'è nel concreto. Sebbene gli studi sull'intelligenza artificiale risalgono a pochi anni fa, il concetto è decisamente più vecchio. Infatti, nasce nell'antichità con miti e storie di esseri sintetici che si comportavano come se avessero una coscienza. Basti pensare, ad esempio, a Talos della mitologia greca, un gigante automa di bronzo che doveva proteggere l'isola di Creta dagli invasori. Il concetto di intelligenza artificiale non è cambiato nel corso dei secoli, infatti l'idea moderna si basa su un modello di pensiero che deriva dalla filosofia greca, nella quale si sosteneva che il pensiero umano è razionale e quindi può essere meccanizzabile. La nascita formale dell'intelligenza artificiale, intesa quindi come campo di ricerca scientifica e non più come oggetto di finzione, risale agli anni 50 circa, grazie al contributo di vari scienziati, tra cui anche Alan Turing. Ma a causa dei limiti tecnologici e, per forza di cose, anche un campo di ricerca ancora acerbo, vedrà un grosso sviluppo solo a partire dagli anni 80 circa. Ma quindi, che cos'è questa intelligenza artificiale? Allora, John McCarthy, colui che per primo pensò a questo termine, definisce l'intelligenza artificiale come la scienza di rendere intelligenti le macchine, nello specifico rendere intelligenti i programmi, dove, per intelligenza, si intende la capacità di raggiungere un determinato obiettivo. Tanto per
farla concreta, insomma, tale obiettivo può essere il riconoscimento di oggetti, riconoscimento di volti, classificazione di dati, predizione di risultati e così via. Insomma, ci sta un po' di rovina, ecco. Cerchiamo quindi adesso di sviscerare la definizione di McCarthy. Quindi, cosa sono questi programmi, no? Cerchiamo un attimo di capire nel concreto che cosa è. Questi programmi non sono altro che algoritmi più o meno complessi, e in genere lo sono molto, che prendono in pasto un grande quantitativo di dati, numerici o descrittivi che siano, e sono in grado di apprendere da essi. Ma come fanno ad apprendere e che differenza c'è rispetto all'apprendimento umano? Ci sono ovviamente enormi differenze. Partiamo con la macchina. Questi algoritmi, quindi, che ho citato prima, non sono altro che una serie di passaggi, di step predefiniti, che vengono eseguiti ciecamente dalla macchina più e più volte, ed in genere consistono in molti calcoli matematici. Ogni volta che la macchina porta a termine questi passaggi, genera quindi un risultato. Questo risultato che è stato ipotizzato dalla macchina viene poi confrontato con quello atteso, ovvero quello che la macchina dovrebbe in teoria aver imparato a replicare. Quindi in realtà la differenza che c'è tra il risultato che la macchina ha ipotizzato e quello in realtà reale, quindi quello atteso, è l'errore che la macchina ha commesso e ci indica effettivamente quanto ci è andata lontana dal risultato sperato. Successivamente, allora, gli stessi identici passaggi verranno ripetuti, paro paro, ma stavolta l'informazione fornita dall'errore viene usata per aggiustare un po' il tiro, generando quindi risultati più simili via via a quelli reali. È naturale pensare quindi che se questo procedimento viene eseguito tantissime volte ed ogni volta con dati diversi, ma che comunque fanno parte della stessa categoria, dello stesso problema da risolvere, insomma, alla fine la macchina riesce ad apprendere da essi. Questo tipo di apprendimento si chiama per tentativi ed errori ed è presente anche nel regno animale. Basti pensare ad esempio ai topi usati come cavie da laboratorio quando devono trovare l'uscita da un labirinto. Capiamo però che per quanto questo meccanismo per tentativi ed errori sia intelligente ed avanzato su una macchina o su un topolino, nell'uomo rappresenta un tipo di apprendimento piuttosto rudimentale. Infatti, come anche detto nel webinar precedente, l'essere umano non apprende in modo esclusivamente razionale, ma c'è sempre una componente affettiva che può stimolare o scoraggiare l'apprendimento stesso. Basti pensare ad esempio a qualunque studente o studentessa che di fronte alla stessa materia cambia approccio ad essa in base al rapporto che lui o lei sviluppa con il suo insegnante. E parlo anche per esperienza personale. Un'altra caratteristica peculiare dell'essere umano, e quindi un'altra grande differenza che c'è rispetto all'intelligenza artificiale, è il linguaggio verbale. Ma quindi come fa un'intelligenza artificiale a capire il linguaggio verbale? Cioè, non è possibile che se noi scriviamo su Google notizie di oggi, questo sa che effettivamente cerchiamo le notizie di oggi. Anche se, come già detto da Dori, l'intelligenza artificiale non comprende la semantica della parola. A differenza dell'essere umano, che alle parole, oltre che un significato, associa anche un senso ed un vissuto, l'intelligenza artificiale semplicemente trasforma le parole in numeri e solo successivamente, attraverso altre formule matematiche, riesce a produrre un risultato e quindi a darci gli aggiornamenti delle ultime 24 ore. Ovviamente le differenze però non finiscono qua. Fino ad adesso abbiamo visto alcuni degli aspetti logico-razionali dell'intelligenza, ma tutti gli altri aspetti che fanno parte dell'irrazionalità dell'essere umano, come possono essere la fantasia, la creatività, l'intuito, ma anche il pensiero divergente, le intelligenze artificiali non potranno mai eguagliarle, perché per quanto queste macchine siano potenti e intelligenti, diciamo, non esiste nessuna formula matematica che possa rappresentare i sogni, gli affetti e la rappresentazione artistica. Spero quindi di aver giustificato bene perché le intelligenze artificiali non potranno mai sostituire l'uomo, ma che al contrario possono essere usate come supporto per i suoi scopi. Grazie Grazie. a te Matteo. In effetti stiamo già scardinando parecchi pregiudizi, forse, o idee distorte che si hanno spesso su questa appunto intelligenza artificiale che prima o poi ci distruggerà. Però pensavo anche che gli aspetti più tecnici che ci stai raccontando in effetti non fanno che sottolineare da un'angolazione diversa quanto già detto da Dori in precedenza, e cioè che l'intelligenza umana si differenzia non tanto per aspetti di potenza e quantitativi, ma proprio qualitativi, insostituibili direi anche. E poi pensavo anche che le macchine, insomma, la tecnologia è certamente creata dall'uomo, ma più spesso è creata dall'uomo per l'uomo. Cioè, sono strumenti di lavoro, di intrattenimento o anche strumenti conoscitivi, il più delle volte, no?
E a questo proposito vorrei dare la parola a Pierpaolo chiedendogli di fare una riflessione anche sulla base di due importantissimi e bellissimi interventi che ha già scritto in un libro uscito qualche tempo fa, Internet, l'amico pericoloso della Liguori, curato dalla dottoressa Costantino, in cui già ci accennava ad app, siti e addirittura videogiochi che potevano essere utilizzati in modo assolutamente originale e fantasioso. Vi do un ultimo spunto filmico e poi mi taccio, di qualche anno fa, 2018, siamo con Spielberg, con Ready Player One. Questo film, carinissimo, se non l'avete visto, fatelo assolutamente, parla di un gruppo di adolescenti che sono i protagonisti della pellicola, che si immergono in una realtà virtuale per scoprire un mistero. Fondamentalmente vanno incontro ad una caccia al tesoro per risolvere un enigma, che è quindi un'acquisizione di conoscenza, ma lo fanno grazie al rapporto gruppale di amicizia e di amore che sviluppano. Pierpaolo, a te la parola. Sì, buonasera a tutti. Mi chiamo Pierpaolo Tinto, sono un laureato in matematica con delle esperienze nel mondo dei giochi e che ho avuto il piacere di collaborare a questo splendido webinar organizzato da Magma, che ringrazio. In effetti, il film Ready Player One è un ottimo spunto per iniziare un intervento sui videogiochi. Evidenzia perfettamente due dimensioni chiave del videogame, come la collaborazione tra amici e soprattutto la fantasia. E oggi proverò a parlarvi proprio di questo, di come molti videogiochi sono una forte espressione della fantasia e creatività umana. I videogiochi, grazie alla rete, si sono evoluti come mai era successo prima, riescono a raggiungere contemporaneamente milioni di persone, gli strumenti di coinvolgimento si sono amplificati con nuove piattaforme audio, video, grafiche irresistibili. L'industria dei videogame è in crescita e nel 2020, complice la pandemia, è cresciuta del 20%. Parliamo di un fatturato di 180 miliardi di dollari, ha superato quella cinematografica e sportiva. E addirittura gli e-sport, ovvero i videogiochi sugli sport, sono in lizza per entrare nelle nuove discipline olimpiche. Sentiamo spesso però parlare di problemi di dipendenza dai videogames, diffusioni di gaming disorder o di videogiochi che appiattiscono la mente. È vero, molti genitori sono giustamente preoccupati da questo fenomeno. Questo perché molti di questi videogiochi sono creati apposta per creare dipendenza, per continuare poi a giocare dietro pagamento. Altri giochi portano ad isolare i ragazzi a non frequentare la scuola, a perdere rapporti con amici, persone vicine, familiari, a perdere il contatto con la realtà. Insomma, la dipendenza dai videogame è indubbiamente un problema che esiste, serio e che va combattuto. Ma ci dobbiamo solo preoccupare e una domanda: le persone, i ragazzi, verranno prima o poi inghiottiti dai videogame? La risposta è, come prima Matteo si parlava appunto di intelligenza artificiale, non è necessariamente sì, nel senso non è detto che possano cadere per forza in questo buco nero. Anzi, molti videogiochi per fortuna sono opere frutto della creatività umana. Infatti impiegano nella loro realizzazione, oltre che tecnici, anche degli artisti, pensiamo grafici, musicisti. E la fantasia e l'immaginazione possono essere spinte al massimo e quindi essere stimolo per la mente. 2 anni fa, appunto, ho avuto il piacere di approfondire già questa tematica in Internet, l'amico pericoloso, della collana Daphne e Chloe per ragazzi, diretta dalla dottoressa Costantino ed edita da Liguori. Ora, cominciamo innanzitutto spiegando che un gioco è una simulazione e una persona può, oltre a divertirsi, anche imparare. Infatti, grazie a questa simulazione, può commettere degli errori senza avere gravi conseguenze e da questi errori imparare. Quindi pensiamo ad esempio ai giochi simulatori di volo, dove si impara a guidare un aeroplano. E ci sono addirittura dei giochi per persone con importanti handicap, come ipovedenti o ciechi, gli audiogiochi. E nella rete possiamo trovare tantissimi videogiochi che permettono di insegnare discipline scolastiche, informatica, ecologia, o anche classiche scientifiche come matematica e fisica, ma non solo. In alcuni videogame di successo, con delle ricostruzioni storiche straordinarie, hanno permesso letteralmente di ricreare antiche civiltà o città. È il caso della saga di Age of Empires e di Assassin's Creed. Nel primo, Age of Empires, si potevano rivivere anche le battaglie raccontate da Cesare nel De Bello Gallico. Ricordo personalmente che la ricostruzione della battaglia di Alesia, che era eccezionale quel livello, perché non solo fu rappresentata la prima cinta muraria che circondava appunto la città di Vercingetorige,
ma anche la seconda, fatta costruire da Cesare in pochi giorni, genialmente, per proteggersi dai Galli, richiamati appunto da Vercingetorice, cioè che venivano alle sue spalle. La cosa interessante però è che quel livello di gioco si superava se si riapplicavano le stesse strategie impiegate da Cesare durante l'assedio. Quindi un videogame è uno strumento incredibile perché, parallelo ai libri, può aiutare ad imparare la storia o immaginare la vita di una civiltà passata. Nel caso di Assassin's Creed, la ricostruzione di Firenze rinascimentale del 1470 fu notevole e grazie all'enorme successo del gioco ha permesso a molti da ragazzi in tutto il mondo di visitare, immaginare appunto una delle più belle città italiane e di appassionarsi ad essa tramite il gioco. Ma oltre che all'imprendimento e all'insegnamento, il gioco può coltivare addirittura la memoria storica. Vorrei infatti parlarvi di uno dei più bei esempi di videogiochi virtuosi presenti nella rete, ovvero il Serious Game Progetto Ustica. È un videogioco realizzato dallo sviluppatore Ivan Venturi con il sostegno dell'Associazione Parenti Vittime della Strage di Ustica. È scaricabile gratuitamente dalla rete ed è distribuito nelle scuole. È ambientato la notte della strage di Ustica, il 27 giugno dell'80, quando un DC-9 della compagnia Italia, intorno alle 20:59, perdeva il contatto radio con la torre di controllo di Roma Ciampino per cadere nella porzione di mare compresa tra le isole Pontine e l'isola di Ustica. Ad oggi non sono ancora note esattamente le dinamiche dell'incidente che ha causato 81 vittime innocenti. L'ipotesi più accreditata è lo scontro aereo tra caccia della NATO e un MiG libico, che l'aereo di linea sia stato colpito per errore da un missile. Dopo 40 anni la verità non è ancora stata accertata e quindi la strage rischia di essere dimenticata insieme alle sue cause. Per questo motivo è fondamentale coltivare la memoria storica tra i più giovani di questo evento. E Progetto Ustica fa proprio questo, con un videogioco. Cioè un videogioco che permette quindi di ripercorrere gli ultimi momenti di quella notte. Ho avuto il piacere di intervistare Ivan Venturi con Maria Novella Bucelli, sempre per il libro internet L'amico pericoloso. E nell'intervista Ivan ci spiegava cos'è un serious game, quale evento artistico addirittura l'ha spinto, investendo tempo e risorse personali, a sviluppare e a distribuire gratuitamente un serious game ambientato nella notte di Ustica, della strage di Ustica, e perché un videogioco è un valido strumento per mantenere la memoria storica parallelo, affiancandosi ad altri come libri, film, lezioni. Quindi, concludendo e ricollegandoci all'intervento di Matteo, come non bisogna avere subito paura dell'intelligenza artificiale, nemmeno dei videogiochi che probabilmente continueranno a svilupparsi e a crescere nel futuro. La sfida è quindi quella di saper cogliere e cercare quei videogiochi che mantengono una dimensione culturale, di intelligenza, di profondità, giochi brillanti che oltre a farci divertire possono essere stimolo e, perché no, anche nutrimento per la mente. Grazie. Grazie per Paolo. E adesso vorrei fare una riflessione un po' diversa. Partiamo dal presupposto che nel web noi abbiamo un accesso potenzialmente illimitato alla conoscenza, cioè se si sa cosa e dove cercare non c'è censura salvo rarissimi casi. E allora prima accennavamo alle rivoluzioni tecnologiche di TV e radio, ma adesso vorrei considerare un altro aspetto, quello culturale. Se pensiamo alle rivoluzioni culturali che hanno preceduto quella attuale, pensiamo alla scrittura e alla stampa. Oggi siamo immersi in quella che è nota come l'era digitale, che per alcuni studiosi è considerata come una terza rivoluzione proprio per questo motivo, perché contiene all'interno aspetti tanto di rivoluzione tecnologica quanto di quella culturale. Basti pensare che noi, collegandoci ad internet, spesso in modo gratuito ed immediato, possiamo informarci, studiare, ampliare le nostre conoscenze, formarci. E quindi questo forse è l'aspetto più nobile di questo tipo di rivoluzione. Ma quello che mi viene subito da precisare è che così come scrittura e stampa erano stati al servizio della realizzazione dell'essere umano, allora oggi il web dovrebbe poter andare nella stessa direzione. Però non sempre è accaduto questo, o meglio, non sempre viene visto in questo modo il web, cioè al servizio della realizzazione dell'essere umano. E non posso neanche pensare, non posso non pensare che la realizzazione dell'essere umano non sia insieme agli altri. Forse quello che è più importante scardinare sono i pregiudizi, mi viene da dire, che di solito aleggiano attorno al mezzo tecnologico.
Però vale la pena ribadirlo, si tratta di un mezzo neutro. È forse l'individuo che invece non è neutro. E siccome prima parlavamo della realizzazione insieme agli altri, gli autori del libretto Adolescenti nella rete dell'Asino d'Oro ci ricordano che la stragrande maggioranza degli adolescenti, quando si connette sul web, lo fa proprio per stare con gli altri, cioè si connette sui social. Perché questa appunto è la principale fonte di realizzazione dell'essere umano. E allora, quello che può succedere mentre il mezzo è soltanto neutro, abbiamo detto, è che invece l'individuo sia fragile. Tutte le volte che un'identità non è solida, non è salda sulle sue basi, può succedere che a contatto col mondo digitale si perda, si può confondere. E adesso vorrei che Matteo ci raccontasse quali sono, a suo parere, e quelli aggiornati al momento, i metodi, le strategie, per così dire, con cui i social network potrebbero fare leva strategica su questa fragilità dell'individuo, che indubbiamente è preesistente all'incontro col mezzo, ma che è determinante. La parola a Matteo. Grazie. E allora, questo è un argomento decisamente grosso, quindi cercherò di fare del mio meglio. Spesso parlando di social con conoscenti mi rendevo conto che ne avevano una visione decisamente distorta. Un po' come quando prima si parlava di intelligenza artificiale, i social diventavano i cattivi di turno, mentre gli utenti le vittime, perché poco a poco uno scroll dell'home page alla volta ci condizionano il pensiero, addirittura riuscirebbero a manipolarlo. Quindi l'essere umano diventerebbe un burattino, mentre i social sarebbero burattinai del nostro pensiero, un po' come rappresentato nel documentario Netflix The Social Dilemma, in cui compare l'intelligenza artificiale dei social cattiva che modifica i pensieri dell'adolescente, influenzando le sue scelte in modo negativo. La cosa divertente, però, è che i produttori del documentario, ovvero Netflix, sfruttano gli stessi meccanismi tanto denunciati. È vero, ci sono persone che si confondono con i social al punto da farsi inghiottire da questi, ad esempio pubblicando in continuazione contenuti, foto, video, quello che è sul proprio profilo, magari ad eccezione di chi lo fa per mestiere. Altre persone invece che si bevono qualunque notizia passi dal web, fake news incluse. Ma allora possiamo dire che i social manipolano il pensiero di tutti? Direi di no. Se l'essere umano conserva la forza del suo pensiero critico e libero, non supera alcun tipo di controllo da parte dei social, mantenendo quindi la sua libertà, in quanto si approccerà ad ogni notizia in modo critico, distinguendo ogni volta la necessità di approfondire la notizia oppure no. Ricollegandomi all'inizio, quindi, è vero che l'obiettivo finale dei social è quello di fare profitto, e lo fanno cercando di tenere incollati gli utenti sulla propria piattaforma. Inoltre, conoscono bene i nostri gusti, i nostri interessi e l'orientamento politico, ma si parla comunque sempre di dimensioni coscienti. Allora mi viene da dire che chi sta su social non è una vittima, come ho detto in modo provocatorio all'inizio, tutt'altro ha una responsabilità, ovvero quella di mantenere attivo il pensiero critico. Dall'altra parte però, Facebook, come altri social, a causa del suo algoritmo chiamato EdgeRank, fornisce una realtà ovattata, di cui però è necessario essere consapevoli. Come funziona l'algoritmo, questo famoso algoritmo di Facebook? È proprio Facebook stessa a spiegarcelo, sebbene alcuni dettagli rimangano un segreto aziendale, ovviamente. Ora cercherò di spiegarlo e, insomma, sarà un po' complicato forse. Possiamo suddividerlo in quattro passaggi che vengono effettuati, questi passaggi, per ogni utente. Per semplicità prendiamo in considerazione l'utente Mario Rossi. Allora, per prima cosa vengono raccolti tutti i post degli amici e delle pagine a cui Mario Rossi ha messo like, generando quindi una sorta di grande inventario. A ciascuno di questi post presente in questo grande inventario, quindi post degli amici e delle pagine a cui Mario ha messo like, viene assegnato un punteggio. Questo punteggio viene calcolato tenendo conto di tanti fattori, tra cui sicuramente quello più importante è l'interazione passata che Mario ha avuto con il post in esame. Per farla pratica, ad esempio, se in passato l'utente Mario ha messo like alle foto di gattini che un suo amico, chiamiamolo Luigi, ha postato e ha invece ignorato dei video di cucina, la conseguenza è che la foto dei gattini di Luigi avrà un punteggio più alto, mentre i video di cucina avranno un punteggio più basso, appunto perché Mario ha avuto più interazioni con la foto di Luigi rispetto ai video di cucina. Il secondo step, quindi,
a questo punto abbiamo un inventario con tutti i post dove hanno tutti un punteggio, ok? Il secondo step consiste nello scartare da questo inventario tutti quei post che hanno un punteggio basso e quindi quelli con cui Mario Rossi, di conseguenza, secondo questo ragionamento, ha avuto una scarsa interazione. La conseguenza di ciò è che da questo inventario a questo punto sono rimasti solamente i post con cui Mario ha avuto più interazioni in passato. Nel terzo passaggio, invece, questi post che sono rimasti, quindi, vengono dati in pasto ad un'intelligenza artificiale per calcolare il nuovo punteggio. In altre parole, per renderlo un po' più semplice, quello che cerca di fare questa intelligenza artificiale è di rispondere alla domanda, in base al comportamento passato di Mario Rossi, quanto è probabile che gli piaccia il nuovo post di Luigi che ancora lui, cioè Mario, non ha visto? Infine, vengono presi tutti i post con il punteggio più alto, appena calcolati appunto da questa intelligenza artificiale, e vengono mostrati nell'home page di Mario. Detta in parole povere, se così proprio non fosse chiarissimo, vengono usate le interazioni passate di Mario Rossi per prevedere le sue interazioni future. Ok, questo algoritmo funziona molto bene e insomma siamo tutti su Facebook, quindi ne è, diciamo, la prova. C'è però un ma grande come una casa, ovvero che se noi tenderemo ad avere interazioni solo con alcuni tipi di persone e pagine che condividono il nostro pensiero, che sia di tipo politico o altro, con questo algoritmo verranno escluse le persone che mostrano invece un tipo di pensiero diverso. Facendo un esempio pratico, nell'home page Facebook di un utente di estrema destra verranno visualizzati quasi esclusivamente persone e pagine di estrema destra, a causa proprio di come è strutturato questo algoritmo. E questo ragionamento vale per tutti i tipi di utenti, complottisti inclusi. Questo genera il cosiddetto effetto echo chamber, camera dell'eco in italiano, ovvero, come lo definisce il Cambridge Dictionary, una situazione in cui le persone ascoltano e leggono delle opinioni uguali o molto simili alle proprie. La conseguenza di ciò è che si entra in un meccanismo in cui le proprie idee e credenze vengono amplificate all'infinito, rafforzando ulteriormente le proprie convinzioni. Immaginiamo quindi questo ragionamento applicato a persone con idee distorte o malate e forse capiamo che questo algoritmo non è pensato per favorire l'incontro tra opinioni diverse, dove magari può nascere una discussione costruttiva. Questo perché, in fondo, Facebook, come altre piattaforme social, ha come ultimo scopo il profitto e lo fa creando per ciascuno di noi utenti delle piccole isole felici virtuali. Quella che ci propone i social, quindi, è una bolla in cui è possibile chattare con amici, parenti e conoscere nuove persone, ma si rischia di non uscire mai dal nostro orticello. Al contrario invece dei rapporti reali, in cui alle volte può capitare di avere degli scontri con persone care, che magari nella peggiore delle ipotesi ci possano anche far star male, ma è proprio da queste discussioni che possiamo crescere e cambiare in meglio. I social, quindi, sono dei mezzi molto potenti, grazie ai quali è possibile anche arricchirsi interiormente. Basti pensare ad esempio al fatto che ora stiamo usando Facebook per fare questa diretta. Ma come ogni strumento potente, è necessario di essere consapevoli di come usarlo al meglio. Un po' come disse lo Zubani Spider-Man, che da un grande potere derivano grandi responsabilità. Grazie. Sì, personalmente non ho mai gradito particolarmente tutte le volte che viene detto siamo tutti soggiogati dalla tecnologia, volenti o nolenti, in particolar modo sui social questa cosa viene detta molto. Non me ne vogliano i genitori in ascolto, ma più spesso l'ho sentito dire da loro nei riguardi dei loro figli adolescenti, che spesso vengono visti come sfuggenti e chiusi nel loro mondo digitale. A me viene subito da dire che secondo me la maggior parte dei ragazzi sta bene e non perde il senno semplicemente entrando a contatto col web, come se fosse una nube tossica che li fa ammalare istantaneamente. Semplicemente i ragazzi, come tutti noi all'epoca, hanno attraversato e attraversano ancora una fase trasformativa, hanno degli ostacoli propri della loro età e quindi questi ostacoli li superano con gli strumenti che hanno o che stanno ancora maturando. Quindi il problema non è tanto il mezzo, dirò una cosa banale, ma quando si perdono gli affetti e l'identità. È chiaro che se io ho un'identità fragile, sarò più attratta da un mezzo che mi dà l'illusione di reggermi meglio sulle mie gambe traballanti, non diversamente, peraltro, dall'attrattività che può avere, faccio per dire, una canna se sono molto ansioso, per esempio, no? Quindi, se l'identità significa avere la schiena dritta e gli occhi aperti, è questa che ci rende capaci di muoverci con libertà nel mondo e anche nel mondo del web.
ma muoversi liberamente nel web senza questa solidità dell'io, allora quella non è più libertà, potrebbe essere un perdersi. E adesso vorrei che Dori ci dicesse la sua su questo argomento. La parola a lei. Ok. Sì. Allora, mi viene da dire da subito che, insomma, anche a me questa narrazione diffusa di un essere passivo e ipnotizzato da internet o schiacciato tra gli ingranaggi tipo Chaplin di tempi moderni non mi convince, perché non tiene abbastanza conto di un aspetto, cioè appunto come ci ha detto molto bene Matteo, che l'essere umano è attore ed è autore nella sua esperienza di uso dei mezzi digitali e non perde nemmeno facilmente la sua libertà di pensiero e né facilmente cede le sue facoltà mentali ad altri. Questo nella mia, come dicevamo prima, può contare su un pensiero solido, un pensiero complesso che non si limita a incamerare informazioni, ma interagisce in modo attivo e critico con la realtà. È un pensiero che è in grado per di più di distinguere il reale dalle rappresentazioni del reale che ad esempio può trovare sul web ed anche di distinguere le rappresentazioni, diciamo, valide, quelle dove c'è un'originalità, una creatività, da quelle invece che valide non sono, che sono alterate, dove c'è qualcosa di brutto o di falso. E poi, diciamo, anche questo non ci piace nemmeno particolarmente dipendere da qualcosa, anzi la dipendenza non è una condizione verso cui si tende spontaneamente e non ci si cade nemmeno facilmente o per caso. Detto questo, insomma, per comprendere la relazione tra essere umano e tecnologia dovremmo provare a chiederci cosa veramente può far star male una persona al punto da alterare poi il suo rapporto con internet. Dov'è che il suo modo di pensare ha iniziato a indebolirsi e ad appoggiarsi acriticamente a quanto si trova in rete? Quando è che ha cominciato a trovare troppo difficile magari esporsi in una relazione diretta con gli altri e quindi ha cominciato a ripiegare sul web? Ci dovremmo forse chiedere anche che peso ha la qualità dei rapporti familiari ed extrafamiliari e quanto incida poi la società ed anche un ambiente culturale che, diciamo, a volte propone poco di valido, specie alle nuove generazioni, e continua anche in buona parte a disconoscere il valore della socialità e della dimensione affettiva per l'umano a favore di un individualismo e di un pragmatismo piuttosto esasperati. Questo è, però io parlo di... la tecnologia mi sta dando addosso. Questo nella convinzione, dicevo, che il web e i social media, come ogni media, raccontino e rispecchino quello che nella realtà c'è e lo rendano visibile ed accessibile. Intanto, diciamo, cos'è internet generalmente per noi? Internet è un potente strumento di mediazione del rapporto tra sé e il mondo, di cui cerchiamo di sfruttare al meglio il potenziale di accesso alle informazioni e la possibilità di entrare in contatto e stare in rete con altre persone, perché fondamentalmente è questo che l'essere umano vuole conoscere il mondo e attraverso questa ricerca vuole conoscere sempre più di più se stesso. Dunque, potremmo chiederci chi sfrutta chi, l'essere umano che utilizza la rete, i social per rispondere a delle sue esigenze interne di rapporto e di ricerca, o i colossi del web che vogliono pilotare i pensieri e le tendenze dell'essere umano per delle logiche di consumo. Ovviamente la domanda è provocatoria e non è che c'è una risposta univoca, però quello che vorrei sottolineare è che l'essere umano ha sviluppato il web e lo utilizza perché gli serve, perché vuole stare appunto in rete con gli altri e conoscere il mondo, nel senso più ampio del termine, cioè anche quello di scoprire tante cose esistenti a cui la navigazione ci può fare accedere, come ci raccontava appunto Pierpaolo prima. E poi dobbiamo considerare che se l'identità umana non è compromessa, è anche assolutamente in grado di proteggersi, di resistere alle pressioni o alle aggressioni che vengono dall'esterno e di non farsi magari confondere da messaggi ambigui, contraddittori, dissociati come quelli che magari si potrebbero incontrare a volte sul web.
a, diremo, la forza del pensiero, un pensiero che è intriso di affetti ed è protetto dagli affetti. Anche le persone più giovani, che stanno ancora formando la propria identità, generalmente però sanno distinguere gli aspetti più effimeri di un'attività da quelli essenziali, da quelli centrali. Sanno che, per esempio, chattare con una persona è un mezzo per incontrarla, non è un fine in sé, serve per stabilire un filo di rapporto, non è un passatempo autoreferenziale sganciato dal rapporto. Se stanno bene, sanno anche che abbellire un selfie è un modo per giocare con la rappresentazione di sé e del proprio sentire, senza poi confondere appunto la realtà con la sua rappresentazione e senza necessariamente poi diventare schiavi di quell'immagine ideale. E il mondo di internet, col suo linguaggio multimodale, poi è un mondo che incoraggia moltissimo la rappresentazione di se stessi. Cioè i social, i blog, sono luoghi in cui chiunque può entrare e raccontare qualcosa di sé più o meno spontaneamente. E questo processo di narrazione può contribuire, diciamo, a definire sempre meglio poi la propria identità. E superata l'infanzia, poi la spinta interna a cercare il confronto col mondo e conoscere cosa c'è fuori è una spinta fortissima, intensa, ed è funzionale appunto allo sviluppo e alla definizione proprio della propria identità. Quindi stare connessi, che visto da fuori può sembrare, può apparire come una chiusura, come una fuga, come un perdere tempo senza scopo, però in realtà nella maggior parte dei casi è una risposta a un'esigenza interna, che è quella di rapportarsi appunto con quello che c'è fuori del proprio ambiente familiare. Possiamo dire che è esplorazione del nuovo e serve per crescere. Però è proprio in questo particolare incontro tra l'esigenza interna di definirsi, che è propria dell'età evolutiva, e i mezzi molto potenti messi a disposizione dal web, che sta la complessità proprio di questo fenomeno, forse anche le sue insidie. Le esperienze che un giovane fa attraverso il web possono essere oggetto di un investimento anche estremamente intenso, perché in qualche modo ci mette in gioco la pelle, o se vogliamo l'immagine di sé, la propria validità come essere umano, e attraverso i social può ottenere delle conferme sicuramente, ma al contrario anche delle disconferme dannose. Allora mantenersi continuamente visibili agli altri, raccontare quello che si fa momento per momento, potrebbe magari anche essere un modo per dire ci sono, mi vedete, come mi vedete. Insomma, l'adolescenza è un momento di massima apertura, ma anche di massima fragilità. È un momento in cui ci si sente estremamente esposti dal punto di vista emotivo a tutto quello che si vive e diciamo, si mette costantemente in gioco il proprio personale bagaglio di risorse o, al contrario, di fragilità. A volte la relazione con gli altri, specie poi il rapporto d'amore, può accendere dei vissuti di inadeguatezza molto intensi e non sempre ci si sente in grado di sostenerli. Il confronto col mondo esterno si può rivelare quindi molto faticoso o anche doloroso e non sempre si riesce a incassare bene il colpo e andare avanti. L'impatto con la violenza che a volte si manifesta nelle dinamiche interumane, in rete o meno, quando non la si riesce a superare, può portare ad intaccare quella spinta naturale che c'è, che abbiamo ad investire sulla relazione con l'altro. Cioè, se la reazione ad una delusione ricevuta non è abbastanza vitale, cioè ad esempio se una persona comincia a mettere in discussione le sue qualità umane, a sentirsi meno valido, può aumentare di conseguenza anche la distanza tra sé e gli altri, che possono arrivare a non essere più nemmeno sentiti come dei potenziali amici. E parallelamente aumenta anche il buio interno, la confusione alimentata da quella rabbia dovuta alla delusione subita. E dobbiamo considerare che una parte di quella naturale spinta a cercare il rapporto può cominciare a perdersi anche già durante l'infanzia, all'interno di relazioni familiari, a causa magari di ripetute e magari impercettibili anche delusioni, che possono gradualmente portare a ritirare l'investimento affettivo sul mondo umano circostante. Nel tempo si può arrivare a perdere l'interesse per il mondo umano. Uscire e provare a stare con gli altri a questo punto può apparire una fatica inutile o anche una noia, e quando la strada della ricerca del rapporto interumano comincia a diventare troppo difficile,
o proprio si interrompe la rete, allora può rappresentare un rifugio in cui illusoriamente trovare quello che manca, la gratificazione immediata, la consolazione che allevia il dolore, può servire a sentirsi e vedersi migliori di come ci si sente, nel tentativo di percepire magari più compatta proprio un'identità fragile o frammentata. La compagnia di internet permette, diciamo, di non sentire il silenzio del proprio vuoto interno. La stimolazione è elevata, lo copre e tutto sembra sotto controllo. Come ci ha raccontato Matteo, è un mondo costruito praticamente su misura per noi, dove la frustrazione è azzerata e quindi è facile farsi tornare i conti anche. In queste condizioni si può stabilire però un rapporto appunto ripetitivo con il mezzo e svuotare l'attività su internet di senso. Quella spinta quindi di cui parlavamo prima a cercare un rapporto col mondo attraverso il web, intesa come attività volta a una propria personale e libera ricerca, diventa invece delega della propria libertà, sia di essere che di pensare, e diventa anche accettazione passiva ed acritica di quello che succede in rete. Dunque, quando la strada dell'esporsi, dicevamo, in un rapporto diretto comincia a diventare accidentata, può succedere che si cominci ad utilizzare il filtro del web spinti, senza necessariamente che ci se ne renda conto, dall'incoercibile bisogno di compattare delle fragilità interne. A questo punto la condivisione di contenuti personali sui social può diventare proprio qualcosa di cui si ha bisogno per sostenersi e si genera un cortocircuito per cui si tende a stare connessi sempre di più per paura di scomparire e nello stesso tempo però ci si sente sempre più lontani ed isolati. E questo meccanismo insidioso può anche portare a buttarsi nella vita dei social un po' ciecamente, cioè senza riuscire a mantenere quella giusta che permette di proteggersi da quegli aspetti particolarmente duri che ci sono sui social, come possono essere il giudizio o la competizione. Che per esempio all'effetto di fenomeni come il flaming o il body shaming, quegli insulti gratuiti che invadono alcuni spazi social, tanto più pericolosi se si considera che il mezzo tecnologico poi può amplificare a dismisura la potenza delle parole. Concludendo, insomma, vorrei sottolineare che la rete non può quindi essere considerata un fattore causativo, ma tutt'al più un fattore di rischio che può rendere manifesto un pregresso impoverimento della vita affettiva di una persona. Un impoverimento di cui non è detto nemmeno che una persona sia cosciente, ma che porta però a un certo grado di ritiro nei rapporti. In questo caso allora il web viene utilizzato come se fosse una medicina che illusoriamente va a curare le proprie fragilità e fa stare meglio. Ecco, non è semplice capire quando sta cambiando qualcosa nel modo di utilizzare la rete, perché non è una questione di comportamenti evidenti, cioè di quanto tempo ci passi sopra, di quante cose condividi, ma del senso che si dà a questa attività, cioè se rappresenta appunto uno strumento che si sfrutta per le proprie esigenze di essere umano oppure invece una stampella che deve sostenere un'identità fragile. Grazie. Grazie a te Dori. Allora, non l'ho fatto prima, però vi ricordo che potete scrivere commenti per fare riflessioni e domande. Dunque, mi sembra che stia venendo fuori chiaramente come la lente di ingrandimento vada posizionata non tanto sullo strumento utilizzato, quindi in questo caso i social, quanto sul modo con cui questi si utilizzano. Mi viene anche da pensare che forse negli ultimi decenni c'è stato un po' un dilagare di pregiudizi dovuti sicuramente alla scarsa conoscenza del mezzo, nel caso dei social, però forse questi pregiudizi, come dicevamo prima, sono anche un po' attorno ai ragazzi e allora vorrei aggiungere che magari forse nel 2021 non ce la possiamo più permettere una scarsa conoscenza sui ragazzi e sull'adolescenza. E allora adesso do la parola a Ilaria Paluzzi, insegnante, che con i ragazzi ovviamente ci lavora in modo quotidiano e forse ci può anche dare uno sguardo privilegiato sulle opportunità che i social possono dare ai più giovani. Passo la parola a Ilaria. Allora, salve a tutti e grazie Caterina e grazie, voglio ringraziare anche Magma per questa bellissima giornata e per avermi invitata a prenderne parte. A prendere parte a una giornata che
come abbiamo visto, è già stata molto ricca e molto densa. Gli interventi sono stati strepitosi, quindi spero che con il mio piccolo intervento posso dare un contributo quantomeno un minimo interessante, diciamo. Allora, il contributo che io vorrei dare oggi, come ha anticipato Caterina, è sull'uso creativo che si può avere dei social. So bene che parlare di uso creativo dei social può sembrare una sorta di paradosso, un'utopia. Infatti, quando si sente parlare di social e di giovani, vengono in mente altri tipi di realtà, no? Ci viene da pensare piuttosto ai tanti casi di cronaca, anche recenti, che ci raccontano di ragazzi protagonisti per lo più di vicende spietate, inquietanti, di challenge pericolosi o di video inopportuni che vedono i social come i canali privilegiati di un disagio che sembrerebbe serpeggiante. Di sicuro, come ci ha spiegato benissimo Dori, la dottoressa Montanaro, se ci sono situazioni problematiche alle spalle, queste andranno a caratterizzare l'uso che i ragazzi fanno dei social. Il mio dubbio è però se queste situazioni problematiche siano preponderanti o se forse magari sono giusto una parte di un tutto con il quale noi insegnanti ci relazioniamo. Ad ogni modo, di sicuro, oltre che informarli, oltre che renderli consapevoli di tutti i pericoli che possono incontrare nella rete, noi insegnanti non possiamo fare molto altro, per un motivo molto semplice, perché l'uso dei social pertiene a una sfera nella quale noi non entriamo, ed è la sfera del privato. Quindi a questo punto l'unica cosa che noi possiamo fare e che secondo me noi dobbiamo provare a fare in tutti i modi è provare ad indirizzarli verso un uso alternativo dei social, se non addirittura creativo. Recentemente, ad esempio, sto provando a portare avanti con alcuni miei studenti un progetto che si chiama Il Mondo Fuori 21. È un progetto che è nato per caso, diciamo, che consiste in una pagina Instagram nella quale pubblichiamo dei piccoli lavori che loro hanno realizzato in un altro momento. Lavori molto belli, non so se sarebbero stati altrettanto belli se loro li avessero realizzati nell'ottica di una pubblicazione, così come posso dire che non è stato facile convincerli a condividere i loro testi e le foto che avevano realizzato su spazi ai quali si sentono affezionati, e insomma non so se non è stato così semplice convincerli a condividere questi loro lavori su uno spazio pubblico. È stato tutt'altro che semplice, è stata un'impresa titanica. Ad ogni modo, questo piccolo lavoro che stiamo sperimentando, io penso che possa rientrare a tutti gli effetti in quello che considero un approccio creativo con i social, e questo per diversi motivi. Il primo è banale e consiste nel fatto che il prodotto che noi veicoliamo è un prodotto artistico a tutti gli effetti. Si tratta infatti di foto che loro hanno scattato e di testi che loro hanno scritto. Pubblicandoli su un canale come Instagram, loro hanno la possibilità di sperimentarsi come autori e di inserirsi in quanto tali in una dimensione come quella di Instagram, all'interno della quale molti utenti entrano avanzando proposte artistiche. In questo modo si crea un circuito vero e proprio con il quale loro interagiscono come autori, contribuendo a quello stato di creatività diffusa di cui ha parlato in un suo articolo Laura Gemini, parlando proprio del potenziale comunicativo dell'arte che hanno i social, all'interno dei quali non solo gli artisti possono esporsi liberi dal giudizio editoriale che ha le sue regole, le quali però sono, diciamo, profondamente discutibili, ma anche gli utenti possono entrare e approcciarsi con varie realtà artistiche, scegliendo quelle che loro preferiscono in base a quello che l'utente sente che è bello e non in base a quanto qualcun altro ha scelto che sia bello o meno. Ed è proprio per questo motivo che poi i ragazzi amano tanto i social, ma oserei aggiungere non solo i ragazzi, siamo sinceri, tutti amiamo i social, tutti usiamo i social costantemente e quotidianamente. Ma i ragazzi amano molto i social, io credo proprio perché sui social loro si sentono liberi, e non solo di socializzare
come insomma ha sottolineato benissimo la dottoressa Montanaro, ma sempre come ha sottolineato benissimo la dottoressa Montanaro, anche liberi di potersi finalmente rappresentare, e noi sappiamo bene quanto sia importante per loro, anzi per certi aspetti io credo che sia determinante e che sia stato determinante anche in questo periodo che stiamo attraversando, avere quello spazio in cui sentirsi finalmente liberi dal controllo degli adulti, cioè un po' come gli artisti si sentono liberi dal controllo di editori o chi per loro, allo stesso tempo credo che gli adolescenti sui social si sentono anche liberi di potersi esprimere dal controllo degli adulti, dal loro giudizio, dove potersi appunto finalmente rappresentare, dove poter dire ciò che sono, ciò che amano essere e quello che vorrebbero diventare. Per questo io credo che forse tutte le scuole o chi per loro dovrebbero provare a orientare i ragazzi non solo ai pericoli che i social costituiscono e i quali non intendo in nessun modo sottovalutare, anzi assolutamente, ma anche ad un uso creativo dei social, sia per insegnare loro a diffondere loro proposte originali nella maniera più corretta e opportuna, ma anche per insegnare loro ad accogliere le proposte di altri. Infatti, aggiungo che il piccolo progetto che sto portando avanti insieme ai miei studenti spero che sarà molto utile per loro, non solo in quanto autori di testi e di foto, ma anche in quanto autori di un progetto che ha come unico obiettivo quello di veicolare la bellezza, cioè di riconoscerla, di proteggerla e di veicolarla, il che credo che sia tutt'altro che banale di questi tempi. Infatti sono proprio loro che gestiscono la pagina, che scelgono il fototesto da pubblicare, la periodicità con la quale pubblicare i post, con me che chiaramente l'indirizzo, gli consiglio loro insomma come muoversi e soprattutto con me che non permetto loro di abbandonare il progetto, il che non è tutt'altro che banale. Instagram, devo dire, con tutti i suoi difetti, ci ha dato però la possibilità di sperimentarci nel nostro lavoro come se fossimo una piccola azienda, ognuno con i suoi ruoli e con una proposta sulla quale lavorare insieme nell'ottica di una progettualità, il tutto anche gratuitamente, il che insomma è importante. Dunque vorrei concludere con una piccola suggestione, se vogliamo forse un po' azzardata, forse un po' romantica, non lo so, però è un qualcosa che mi viene in mente, quindi lo dico, al quale ho ripensato quando Caterina prima parlava della stampa, no? Dell'invenzione della stampa e di tutto quello che ha scatenato l'invenzione della stampa a caratteri mobili, che ha permesso una certa diffusione dei prodotti editoriali e che se in un primo momento ha scatenato una reazione di profonda diffidenza, in un secondo momento è stato uno dei fattori scatenanti della riforma protestante, quindi insomma ha avuto un valore storico non sottovalutabile, e l'invenzione della stampa a caratteri mobili è avvenuta in pieno rinascimento, quindi ecco, utopisticamente voglio sperare che se noi insegnanti o se noi adulti cerchiamo di indirizzare i nostri studenti verso un uso creativo dei social, magari in qualche modo possiamo stimolare la nascita di un nuovo umanesimo. Chissà, chi può dirlo? Grazie. Grazie a te, Ilaria. Allora, ci sono già delle domande che vado a leggere. C'è Francesca che ci dice, una domanda per Pierpaolo. Secondo lei la tecnologia ed anche l'uso dei videogiochi possono facilitare l'accesso alle materie scientifiche? Sì, assolutamente sì. Allora, domanda bella, comincerò, possiamo parlare di tanto qui. Allora, sicuramente per quanto riguarda la fisica sono presenti molti videogiochi didattici che permettono attraverso appunto dei giochi di ricreare degli esperimenti scientifici. In effetti la fisica nasce come con gli esperimenti, con il metodo sperimentale di Galileo. I videogiochi, che sono delle simulazioni interattive, possono ricreare un esperimento ed implementare le leggi della fisica, dove appunto con l'interattività e con gli errori si possono imparare le leggi della fisica ed in sicurezza. Ad esempio, possiamo
posso ricordare sempre Ivan Venturi, che ha sviluppato il videogioco Gran Sasso Videogame in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dove un piccolo alieno si perde nei laboratori del Gran Sasso e, per uscire e tornare nel suo pianeta di origine, deve, attraverso una serie di indovinelli ed esperimenti, approfondire le tematiche di ricerca nei laboratori: neutrini solari, astrofisica nucleare, materia oscura, doppio decadimento beta senza emissioni di neutrini. Questo per quanto la fisica, per quanto riguarda la fisica. Per la matematica possiamo ricordare anche qui una serie di videogiochi come Redoc, che è una piattaforma dove una serie di giochi gratuiti è possibile rafforzare le proprie conoscenze in matematica. Permettetemi così di chiudere con una esperienza un po' personale, cioè il secondo anno di università alla facoltà di matematica, all'esame di geometria c'era, tra i vari argomenti, geometria proiettiva. E qui è uscito fuori il mitico videogioco Pac-Man del 1980. Pac-Man era lo storico videogioco in cui il pupazzetto mangiava, usciva da una parte e rientrava dall'altra parte dello schermo, appunto, diciamo, opposto. Questo uscire e rientrare è un'applicazione tra le più brillanti della geometria proiettiva, che noi studiamo col secondo anno, cioè una sfera, ad esempio, se proiettata, diventa una circonferenza. Si perde una dimensione, ma questa circonferenza è particolare. Perché che cosa succede? Provo. Allora, muovendosi dal centro verso, diciamo, la circonferenza, si esce e si rientra nel punto diametralmente opposto. Perché? Perché questa circonferenza, in realtà, muoversi dentro questa circonferenza significa muoversi nella sfera che l'ha generata. Perché appunto sta facendo un giro, e questo si traduce, diciamo, appunto in questo movimento, che è quello che succede in Pac-Man, cioè si esce da una parte e si rientra dall'altra. Ora, questo durante la lezione fu per noi esaltante, perché capimmo subito quell'esempio grazie a un videogioco che all'epoca era anche vecchio, però è proprio questa la cosa straordinaria, no? Un videogioco che contiene appunto un esempio intelligente, brillante, di spazi proiettivi, cioè di una materia anche non banale. Il discorso è lunghissimo, affascinante, però spero di aver dato, diciamo, risposta alla domanda, dato una serie di spunti. Grazie, intanto. Poi ce n'è una da parte di Emanuela che dice: dottoressa Montanaro, prima di tutto complimenti. Una domanda: come mai secondo lei i fenomeni del sexting e del revenge porn si stanno diffondendo così tanto negli ultimi tempi? Allora, sì, è vero, si stanno diffondendo. È una questione, credo, molto grande, insomma, che chiama in causa anche questo particolare momento storico in cui, insomma, molto del tradizionale modo di pensare e di vivere la sessualità è stato decisamente anche messo in discussione, aprendo forse anche una fase di crisi e di incertezza generale, insomma, su cui certamente c'è molto da discutere e c'è molto ancora da capire. Intanto, che cosa sono? Insomma, il sexting, diciamo, un fenomeno che si sta appunto diffondendo tanto anche tra i minorenni, e consiste nello scambio di messaggi, soprattutto foto e video che ritraggono se stessi nudi o in atteggiamenti, diciamo, sessuali. Il revenge porn invece è il ricatto, che spesso è a sfondo vendicativo ed è legato alla minaccia, diciamo, di diffondere materiale che riguardi l'intimità e la sessualità di una persona. Generalmente, diciamo, nei casi più frequenti sembra che questo ricatto avvenga da parte del proprio ex partner, dopo magari la fine di una storia andata male, per cui praticamente quei video o quelle foto che erano stati scambiati di comune accordo tra i due, e invece vengono utilizzati per andare proprio intenzionalmente a colpire e a ledere una dimensione molto intima e delicata dell'altro. Poi credo che bisogna anche un po' distinguere quei casi in cui, lo vedevo su una serie TV che hanno fatto, che si chiama News, quei casi in cui invece i video non sono girati, diciamo, intenzionalmente, ma vengono ripresi all'insaputa della persona interessata, dove sembra che, insomma, magari l'intenzionalità di colpire sia ancora un pochino più calcolata, insomma, meno legata ad un gesto che può essere considerato, diciamo, d'impulso.
Poi, insomma, è interessante capire questa attività del fotografarsi, del riprendersi, no? Perché è questa sicuramente è una cosa nuova, è legata appunto a questo tipo di tecnologie a disposizione, e credo che però in fondo corrisponda a un'esigenza, diciamo, universale, soprattutto dell'adolescente, che è quella di confrontarsi con un corpo che cambia, con un corpo che in adolescenza diventa sessuato, che vediamo diverso da prima, che viene visto dagli altri diverso da prima, e questa cosa ha un impatto psichico devastante, cioè no, forse devastante no, ma veramente intenso, grandissimo, e rappresenta proprio una rivoluzione in realtà nella vita di una persona. E questo però determina sicuramente uno stato anche di grande incertezza e di crisi. E sicuramente è una fase in cui si fanno tanti tentativi, tanti esperimenti, tante esperienze più o meno belle, e sicuramente anche tanti errori, e questo devo dire che appunto c'è sempre stato nella vita delle persone, però certo bisogna considerare che il fatto che poi un video rimanga online e possa rimanerci anche per sempre, possa essere visto da persone sconosciute, insomma è sottopone sicuramente ai ragazzi un giudizio anche molto pesante da sostenere, e anche a questa strana sensazione di dover continuare a convivere con il proprio passato senza potersene liberare, o comunque senza poterselo vedere, senza poterselo tenere per sé, insomma. Certamente quindi è un'attività che può generare una sorta di gratificazione, di eccitamento, perché certamente fornisce una conferma della propria validità, insomma può essere utile in questo senso, però è vero anche che a volte questo compiacimento del proprio partner può diventare, come dire, un fattore importante, no? Perché magari si ha paura che una persona si allontani, si ha paura che il rapporto si spenga, e allora questa attività di filmarsi, di mandare dei video, può diventare forse un po' troppo necessaria, non essere più un gioco o qualcosa di libero, e questo comincia a cambiare un po', diciamo, il senso, il valore di questa attività, sicuramente. Oppure l'altra, secondo me, problematica che può... come dire, presentarsi è quella che possa diventare un'attività magari un po' esibizionistica, e quindi, diciamo, vuota di senso, sganciata dalla relazione con l'altro, e questo certamente, come possiamo dire, denota la possibilità che qualcosa, almeno temporaneamente, in quella persona non stia andando bene rispetto al proprio rapporto con il corpo, con la sessualità, e quindi anche nella relazione con l'altro. Ecco, insomma, mi sento di dire questo, ok? Grazie, Dori. Allora, c'è un'altra domanda che la fa Ombretta e ci chiede: vorrei fare una domanda. Sul web e sui social network ci si ritrova spesso a leggere fake news, notizie che insabbiano la realtà, negano anche evidenze di tipo scientifico, spesso generando allarmismi che si diffondono rapidamente. Ma perché le persone cadono in queste trappole? Se volete provo a dare io, insomma, una risposta, anche se non sono un'esperta di fake news, però diciamo che sicuramente c'è una tendenza diciamo, ad affermare un po' la qualunque in virtù di una libertà di pensiero e di espressione, però vorrei anche far notare che, mentre come Dori ha appena detto, il fenomeno del sexting e del revenge porn è nato con i social, non si può assolutamente dire lo stesso per le fake news, anche se automaticamente tendiamo a collocarlo nell'ambiente del web. In realtà la fake news c'è da quando c'è l'uomo. Cioè, c'è sempre stata comunque questa tendenza a mistificare un po' delle verità scientifiche mano a mano che venivano acquisite nella cultura, no? Quindi, ecco, più che libertà, visto che prima parlavamo di libertà senza identità, questa tendenza di affermare un'opinione personale spacciandola per un fatto scientifico alternativo sembra più libertarismo, come se io domani, singolo individuo, come dire, disinteressato o anche che va contro la comunità scientifica, affermassi
una teoria alternativa alla legge gravitazionale, perché mi va. È chiaro che non funziona così, no? Cioè una fake news e magari anche il complottismo che poi ne può derivare, a parer mio è proprio una crepa o addirittura un luogo di minor resistenza del pensiero critico dell'individuo. Però allora, così come prima parlavamo della fragilità preesistente dell'individuo che poi incontra il social e può fare il patatrac, mi sa che qui è la stessa cosa, cioè come minimo dobbiamo considerare una fragilità dell'individuo che ha appunto perso la sua capacità di rapportarsi al mondo delle cose, al mondo reale per quello che è, e invece inizia a rapportarsi adesso in un modo personale, quasi sempre distorcente, quasi sempre interpretativo e anche peggiorativo, mi viene da dire. Quindi questo va considerato in ogni caso. Poi c'è il social, cioè la dinamica del social che al massimo amplifica questa roba qui e la potenzia, però come dicevo prima, da quello che so, insomma, la fake news magari non con questo nome, però esiste da secoli probabilmente. E magari ci infiliamo dentro anche lo zampino della cultura dominante, perché no? Quindi non solo l'individuo da solo, ma anche un po' quello che diceva Dori prima, no? Questo pensiero che aleggia dell'individuo scisso, l'essere umano che non è mai davvero fuso nelle sue dimensioni fondamentali di affetti, pensiero razionale e corpo. Se l'individuo è scisso nelle sue dimensioni fondamentali, il pensiero critico non c'è, perché non ha quella piattaforma di base che dicevamo prima degli affetti, che precede di molto l'emergenza del pensiero logico-razionale. Se il mio pensiero critico non funziona bene perché è spezzettato, io non riuscirò mai a capire la veridicità di una notizia o decidere se vale la pena approfondire qualcosa che leggo magari su internet. Mi viene da dire questo, insomma. Allora, siamo giunti più o meno alla conclusione, c'è un'oretta e mezza abbondante che siamo collegati, quindi ci siamo. Altre domande? Forse non c'è tempo, quindi io andrei ai saluti finali, se siete d'accordo. Vorrei solo dirvi che precedentemente avevamo immaginato un altro incontro prima dell'estate, però poi ci siamo resi conto che forse appunto con l'estate incalzante, i ragazzi fuori dalle scuole e magari più sulle spiagge che altro, probabilmente lo slitteremo in autunno e chissà, magari sarà l'inizio di un altro ciclo, vedremo. Quindi io ringrazio i fantastici ospiti di oggi, tutti quelli che ci hanno scritto e ci hanno seguito, e vi ringrazio nuovamente, vi saluto e a prestissimo, un abbraccio.